Signori, riprendiamo il nostro discorso interrotto. E Simone, tu ci confermi che i colleghi esterni ci seguono, vero? Stai registrando? Ah, ok. E allora, saluto di nuovo i colleghi esterni. Nel frattempo è arrivato anche il professor Stefan Schorn, che si sta rinfrescando in questo momento e ci raggiunge tra poco. Però, prima di passare alla papirologia bruta, il professor Mauro Tulli voleva fare un intervento ancora una volta sulla relazione introduttiva di Christian. Sì. Che mi erano venute in mente durante l'ascolto, su due aspetti, uno di tipo, diciamo così, filosofico, uno di tipo ectotico, considerazioni, ripeto, elementari. La prima, la questione, se si sente, grazie, la questione sollevata a più riprese della rilevanza che incidenza della retorica ha il mondo degli affari, il mondo della politica, è di estrema importanza, come è noto, per l'epicureismo, come è noto per Plotino. Quindi è un campo, credo, di grandissima sensibilità. Questa rilevanza nasce certamente da ragioni storiche, cioè dalla trasformazione e sociale nel corso dei, possiamo dire, dei decenni, dalla prima età ellenistica poi a scendere, ed è legato anche alla necessità di avere un rapporto con l'astro nascente, cioè Roma, La famosa Ampa, diciamo così. la sola appunto, che provoca delle conseguenze anche minute all'interno del sistema. Perché dalla necessità di entrare in rapporto con il mondo mutato, poi discendono tante conseguenze, per cui il capitalismo stesso si trasforma. Ma volevo semplicemente dare questa indicazione sulla quale poi torneremo a riflettere, probabilmente anche nel concreto del testo più volte, nel lavoro che ci attende. L'altro aspetto che è stato toccato in fondo alla relazione, cioè la difficoltà di pubblicare, che diventa difficoltà di isolare testo da parafrasi e all'interno della parafrasi dove arrivare, perché è una questione di equilibrio. È difficile prendere tanto discussa edizione dei frammenti di Aristotele, è difficilissimo prendere un criterio e farlo valere per sempre. Assolutamente. Perché se sceglie, come oggi per lo più si fa, di includere tanto, includere il più possibile, a quel punto si arriva a pubblicare Filodemo tutto. Perché effettivamente lavorare col bisturi rischia di essere. Dall'altra parte c'è la tradizione filologica che fino agli anni 70 minimo è andata avanti con successo, che per le nostre cose trova la sua espressione forse migliore di Scranz, cioè di isola in maniera molto netta, innanzitutto distinguere frammenti di testimonianze e poi anche nelle testimonianze isolare, in maniera delle volte invalidante, perché si lascia cadere un contesto che può essere utile per capire il caso. Tutto qui, quindi No, ma professore, osservi. veramente no, ma sono osservazioni importanti che erano latenti, diciamo così, in tutta la mia discussione, perché effettivamente la questione dell'Anpassung Philodemea, della trasformazione dell'epicureismo, che comunque rimane la posizione Philodemea, rimane una posizione, tra virgolette, ortodossa. Voglio dire, la revisione di Epicuro è determinata dal diverso contesto, diciamo così, storico, politico, sociale in cui si trova ad operare. E in questa questione ricade anche la migliore comprensione possibile del rapporto tra Filodemo e le scuole,
tradizionalmente rivali dell'epicureismo sostanzialmente, e anche il problema del rapporto con la politica. Ora, in tanti casi anche le nuove edizioni critiche di frammenti di colonne inedite mette luce su alcune concessioni che Filodemo, al di là della politica, fa ai suoi avversari, in particolare a Diogene di Babilonia. Quindi questo è un problema nel problema, cioè non possiamo tacciare questa importantissima testimonianza di Filodemo soltanto come una tirada, un insieme di critiche irriconoscenti verso gli avversari. Ci sono dei punti effettivamente in cui Filodemo non dà tutti i torti a Diogene di Babilonia, e questo è probabilmente anche un segno dei tempi. Sulla questione della selezione, purtroppo ci sono dei passi Silodemei, anche del Pierc 1004, che noi abbiamo, e anche Sudaus sostanzialmente pubblicava tra virgolette, perché sappiamo, abbiamo la certezza che quelli sono ipsissima verba di Diogene di Babilonia. Capita anche con altri filosofi, ma anche con poeti, eccetera. Ora, all'interno di una edizione nuova di Diogene di Babilonia, come vogliamo comportarci? Vogliamo trattare i frammenti in maniera distinta dalle testimonianze? Il problema è che quegli ipsissima verba, se non sono contestualizzati anche all'interno della parafrasi, non vengono debitamente compresi. Quindi il problema si pone non solo e non tanto con la retorica, quanto con la musica. Sul perimusiches, cioè tutte quelle colonne sono veramente, hanno ad oggetto Diogene di Babilonia. All'interno di questa parafrasi noi vediamo che Diogene di Babilonia nel perimusiches critica i pitagorici, critica Platone, critica tutti coloro che non sono, come dire, d'accordo col suo punto di vista sulla musica. Dobbiamo, ripeto, citare all'interno di questa nuova edizione tutto quanto l'edizione dell'altra, cercando di rivedere anche gli originali laddove è migliorabile, eccetera. È un problema, perché veramente diventa un'edizione di 500-600 pagine. E, però d'altra parte, il criterio minimalista, giustamente minimalista, perché il buon von Armin faceva riferimento a delle edizioni critiche molto meno, come dire, affidabili rispetto a quelle odierne. E poi, terzo problema, per il 1004 noi ci lavoriamo da 12 anni. Una nuova edizione critica del libro terzo della retorica di Filodemo, fatta bene, necessita, credo, almeno 10-12 anni, 10 anni, diciamo così. E anche l'edizione di Hammerstedt, che è un'ottima edizione dell'ultima parte, diciamo così, della retorica, del libro terzo della retorica di Filodemo, dovrebbe essere inserita all'interno di una nuova ricostruzione bibliologica di tutti e due gli esemplari, il 1506 e il 1426. Io penso che quello lì è un lavoro importante, ma per la sola bibliologia noi abbiamo impiegato 5 anni sostanzialmente. Quindi è un lavoro, io voglio dire, aspetterò, ma insomma, però a un certo punto bisogna anche le scorze inedite. Oltre al 469 c'è il 1688 che Sudaus ha edito, probabilmente non capendo che facesse parte del libro terzo, però all'interno dei frammenti di Sudaus noi troviamo quell'edizione, ecco, quella scorza però va riedita e va inserita in qualche modo nella nuova ricostruzione bibliologica di tutto quanto il libro. Quindi voglio dire, se dobbiamo aspettare una nuova edizione critica anche del libro terzo, io spero nel giro di 4-5 anni di fare quantomeno la monografia su Diogene di Babilonia, fondata su un'edizione che amplierà inevitabilmente almeno di 200-300 frammenti l'edizione di von Arnim, perché la selezione che von Arnim ha fatta è eroica, se contestualizzata all'interno della sua impresa eroica di tutti i frammenti dei primi stoici, però è molto deficitaria, non per colpa sua, ma perché all'epoca i papirologi non avevano gli strumenti che oggi hanno, e c'erano dei grandissimi filologi che hanno fatto delle grandissime edizioni critiche che con gli strumenti attuali possono riservare delle sorprese straordinarie su tutti questi filosofi qui. Quindi, voglio dire, qualunque tipo di filosofo citato da Filodemo nelle fonti ercolanesi pone dei problemi enormi, però Diogene di Babilonia, dopo Epicuro, è il filosofo più citato della collezione ercolanese.
Esatto. Sì. Però su Diogene di Babilonia io penso che sia necessario scrivere una monografia assolutamente fondata su una nuova. Sì. E quindi io mi cimenterò, vedremo, speriamo di non fallire, insomma. Grazie mille però, eh. Allora, grazie Christian. Adesso sto cercando di collegarmi con i colleghi esterni per mostrare anche a loro i materiali che voi conoscete. Ecco, l'ho trovato il link, finalmente il link di Teams, strumento che siamo costretti ad utilizzare noi a Pisa, l'Università di Pisa, e Che cos'è, insomma, siamo questo? partecipa ora. Dunque, a proposito di quello. Innanzitutto, ecco, consentitemi un saluto al professor Harold Tarrant che si è collegato all'inizio di questa sessione. Buonasera Harold, chiediamo scusa per il ritardo. Ora cerco di. Ciao, buonasera, benvenuto tra di noi. Thank you. Cerca di alzare il volume che non lo sentiamo. Sì. E dunque, nel frattempo io sto cercando di collegarmi, ma non si apre la schermata di Teams, forse è lenta, ma pian pianino si aprirà. Voglio solo chiosare l'ultima affermazione di Cristian riguardo al terzo libro, La retorica. In realtà c'è una persona, una collega dell'Università di Colonia che si è appena dottorata con Jürgen Hammerstedt, che sta facendo una nuova edizione di questo libro, del terzo libro, La retorica, si chiama Ilenia Bdulu, che noi avevamo anche invitato a questo convegno, ma non è potuta venire. Per ragioni che voi potete anche immaginare, e la quale ha dimostrato un certo valore filologico all'ultimo congresso internazionale di papirologia a Lecce, presentando ai partecipanti alcune sue nuove letture significative, soprattutto veritiere, progressi testuali evidenti rispetto al testo di Sudaus, per varie ragioni, e lei si è, diciamo, intestata l'onere di una nuova edizione del terzo libro. Terzo libro di cui Jürgen Hammerstedt ha pubblicato solo Den Schlussteil, così lo chiama nel suo articolo, Der Schlussteil des dritten Buches der Philodemische Rhetorik, Cronache Cornesi 92. Per Schlussteil intendendo, adesso non ricordo quante decine di colonne, comunque si tratta di una parte del testo che non ha più a che vedere con la parafrasi e citazione di Diogene, ma con la replica di Filodemo. Replica graffiante, pungente, fortemente polemica di Filodemo a Diogene, secondo lo schema dell'anticommentario. Allora, che molti trattati filodemei siano degli anticommentari, lo ha dimostrato Richard Janco con le sue edizioni dei vari libri del De Poematis. Come sapete, è uscita l'anno scorso l'edizione del secondo libro, in preparazione da tantissimi anni. Un lavoro poderoso, straordinario, insomma, indubbiamente lui è il più bravo di tutti in questo momento. Sui testi ercolanesi, papiri ercolanesi, e ha dimostrato che la poetica, ma anche la retorica, non è altro che un grande anticommentario a schema triadico. Prima c'è la presentazione delle tesi dell'avversario, stoico, peripatetico, cinico, chi più ne ha più ne metta, o anche epicureo, perché ci possono essere anche degli avversari epicurei, e lo sappiamo bene, dissidenti di Rodi e di Cos, eccetera, eccetera. Poi c'è un breve riepilogo delle tesi del filosofo da lui parafrasato, e poi c'è la confutazione che occupa altre decine di colonne. Così funziona probabilmente anche ciascun libro del periodo di Richè, trattato che era molto esteso e credo di aver dimostrato che arrivasse fino a 20 libri, comunque sicuramente più di 10 libri. I papiri riferibili al periodo di Richè nella collezione ercolanese sono i più numerosi della collezione, sono circa 74-75, secondo la classificazione di Orandi, cioè un numero, ovviamente si tratta di dissecta membra, cioè di scorze da riunire a midolli, oppure di parti diverse di midollo da riunire in un solo rotolo. Insomma, è evidente che non si tratta di 37 libri, però insomma Chiaro. si tratta comunque di un numero cospicuo di testimoni. Detto questo, io dunque non so cos'altro adesso volessi aggiungere, ecco. Semplicemente dobbiamo parlare di papirologia, perché è importante, ringrazio Cristian Vassallo per questa importante introduzione. Una piccola chiosa rispetto alla sezione Aristonia, no?
Voglio dirvi una cosa, è stato merito di Hans von Arnim, in una dissertazione in lingua latina pubblicata all'inizio del secolo, del Novecento, aver capito con chiarezza che la sezione testuale compresa tra la colonna 85 e la colonna 149 si riferisce a Diogene Babilonia e tutto ciò che segue, dalla 149 alla 190, secondo la nostra nuova numerazione, invece a questo ignoto Aristone. Io poi, separatamente, in un contributo del 2016-2017, credo di aver anche lì mostrato, per ragioni sia cronologiche che filosofiche, piuttosto lampanti, insomma, soprattutto quelle cronologiche, ma credo anche quelle filosofiche, che questa Aristone non può che essere Aristone di Chio. Invece Fritz Werling di Schulerus Aristoteles aveva pensato che fosse Aristone non Diceo, questa è l'unica chiosa che ti faccio, non Aristone Diceo, ma Aristone il giovane, Aristone del Jüngere, Aristone del Jüngere, una figura creata da Verli a tavolino, proprio sulla base di queste testimonianze di Pierre 1004. Poi a ben vedere invece in realtà di Aristone il giovane nella collezione dei Cornanesi, se tu gli togli, se voi gli togliete queste testimonianze di Pierre 1004, non resta più niente. Infine Charles Britten nella sua monografia pregevole su Filone di Larissa del 2007 ha dimostrato che c'è un grosso stacco netto tra speculazione retorica peripatetica pre-ermogeniana e post-ermogeniana. Le tesi di questo Aristone, dell'Aristone della sezione Aristone di Pierre 1004, sono chiaramente pre-ermogeniane, cioè non tengono alcun conto della speculazione retorica e teorico-retorica di Ermagora, che ebbe un influsso enorme tra ellenistica, e quindi anche per questo motivo non può certamente trattarsi di un Aristone successivo a Ermagora. Di Aristoni che abbiano scritto contro i retori la retorica ce ne sono solo due a nostra conoscenza. Aristone di Chio scrisse un Prostus Retoras, secondo Diogene Laerzio, ancora una volta rivolto principalmente ai retori di professione più che alla retorica in quanto tale, anche questo va detto, però di impostazione molto simile a Bione di Boristene, da cui Aristone di Chio è stato pesantemente influenzato secondo le nostre fonti, o Aristone il Giovane, questo oscuro allievo di Critolao, di cui si sa che espresse posizioni moderatamente contrarie alla retorica. E chiuso questo discorso, adesso voglio ritornare, insomma, non so se sei riuscito, ma adesso io tanto ancora non mostro niente. Forse è troppo carico, ci sono troppe cose. Io comincio comunque a parlare, tanto ancora non devo mostrarvi niente, insomma, io vi ho inviato questa cosa qui, e per carità è una specie di prefazio alla nostra nuova edizione di Pierre 1004, che è una relazione che io ho tenuto alla Varsavia, qualcuno di voi forse l'ha anche ascoltata, o magari c'era e non l'ha ascoltata perché non gli interessava affatto, gli faceva bene. E comunque, faceva bene, però Gabriella non c'era e quindi è giustificata, scusami, non c'era. Comunque, vuoi dire del fatto che la maschera sta lì, chi la vuol vedere? Ah, non la mascherina, la maschera. Sì, non la nuova mascherina, la maschera del papiro, sì, la nuova nostra ricostruzione. Quello lo facciamo alla fine. Allora, io adesso ripercorrerò le principali caratteristiche papirologiche, bibliologiche e paleografiche di Pierre 1004 insieme a voi, perché è bene che si sappia di che cosa parliamo, anche se alcuni di voi, mi riferisco a Ben Henry, ormai le conoscono a memoria, sia perché hanno partecipato al seminario di Sorrento, insomma, cui abbiamo parlato delle stesse cose, e novità da questo punto di vista rispetto a loro nella ricostruzione del rotolo, nel riconoscimento delle mani, eccetera, non ce ne sono state, perché già allora c'erano stati dei progressi, c'erano stati, insomma, dei progressi rispetto a prima, però io quello che so ve lo dico, così come dice San Paolo. Papi Pierre 1004 è stato svolto tra il 1805 e il 1806 da Francesco Paderni, figlio di Camillo, no? Il custode del Real Museo di Portici, assistito a Malesci, Giovan Battista Malesci, e consiste in 30 pezzi contenute in 14 cornici. Questa è slang ercolanese, voi sapete, non ho bisogno di dirvi cosa sia un pezzo, cosa sia una cornice. Ora, di questo rotolo non sono state individuate scorze, anche perché noi il rotolo ce l'abbiamo quasi per intero, come vedremo tra poco, e manca solo un'esigua porzione iniziale. Ora, secondo quanto ci riferisce l'inventario di padre Antonio Piaggio, quello cioè del 1782, recentemente ritrovato nell'archivio storico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli da Francesco Longoricchio e David Blank, prima dello svolgimento il rotolo si presentava schiacciato longitudinalmente, mammuffito e facile a svolgersi, ed aveva una lunghezza, cioè un'altezza del rotolo,
di 9,24 centimetri e un diametro maggiore di 5,72, un po' di cifre, no? Era sostanzialmente metarotolo, perché poi vedremo perché. Metarotolo, sì, quindi un troncone di un rotolo spezzato in due semicilindri, per ovvie ragioni anche di tipo bibliologico, perché gli standard ercolanesi sono compresi tra 19 e 24 centimetri, sto parlando dell'altezza del rotolo, quindi abbiamo 9,24, abbiamo praticamente la metà di un rotolo. Rotoli più alti di 24 centimetri ce ne sono solo in un caso, nella collezione ercolanese, che però è l'eccezione che conferma la regola. Gli inventari degli anni successivi precisano che Pierre Mille 4 rappresenta solo la metà del rotolo originario, quindi noi questo lo sappiamo anche da notizie d'archivio, cioè contenute nell'archivio ufficiale dei papiri, spesso inedite. Queste notizie, noi a queste informazioni abbiamo avuto accesso ovviamente lavorando presso l'ufficiale dei papiri, sono accessibili agli studiosi. In particolare, poiché, e questo vorrei mostrare, ma purtroppo ora Simone non è pronto, sì, poiché si... è chiaramente vincibile il margine inferiore in molti dei pezzi conservati, e noi siamo stati i primi ad accorgercene, è chiaro che noi abbiamo a che fare con la metà inferiore del rotolo. E poi vi posso dire anche, vi posso mostrare anche alcune cornici. È possibile che già all'epoca dell'inventario del 1782 di padre Antonio Piaggio la parte superiore del rotolo fosse andata distrutta o perduta, o che fosse stata catalogata sotto un numero differente, cioè praticamente noi Pierre 1004 Ok. L'ho disattivato. Fortuna che è finita da noi. Speriamo che sia finita, no? Ma... allora andiamo avanti. Don't want to interrupt. I pezzi attualmente. Ecco, I wanted to show to you some of these papyrus fragments, so-called pezzi. Exhibiting the lower margin. Come? Non sto condividendo ancora lo schermo, lo farò quanto prima. Quindi esci in evidenza, condividi, vediamo se ci riesco. Condivido, ho trovato, perfetto. Condivido. Ok. I am sharing the screen to show you some papyrus fragments showing lower margin. Okay. Here we are. Sorry. This is cornice 6, pezzo 1 and pezzo 2.
There is some lower margin, but a small one here as well. But this is not the right piece to show to you. Maybe Cornice 7, there is here as well. Cornice 7, just a moment. Okay, Cornice 7, the following one. Also two pieces, this is the most common situation in PERC 1004. Two papyrus fragments per cornice, due pezzi per cornice. We have lower margin here. This is a small sovrapposto. Lower margin here. With marginal nodes. Also in this case, not always, but frequently. Here. This is also lower margin. This is a marginal node, which we have reconstructed in the text of the corresponding column. This is for us something like ago or age. We don't know what that should mean. And here is a tiny smaller occasion, and there is also another cornice 5. There are other cases in which this is much more evident. That is important matter of course. Here, 1000 here. Okay. 5. These are important issues. So, this cornice here containing exceptionally four pieces, four papyrus fragments. Pezzi is the Herculanean slang, as you know, which lower margin here is not completely. Noi cominceremo domani proprio dalla cornice 4. You see? This margin is up to 1 centimeter and 2.2 high. I pezzi attualmente conservati, quindi 30 pezzi abbiamo detto in 14 cornici, misurano da 6,6 cm a 38,4 in lunghezza, quindi sono anche molto larghi, e da 7,8 a 9,9 in altezza. La voluta volution width or circumference, but circumference is not the right word for this, and there is no English word for this, because properly it is not a circumference, but a wing. What's the English for this, Ben? An epindus. Una voluta, what's the English for voluta? Volute. Circumference, yeah, but the circumference is another thing, geometrically speaking. You see what I mean? Yeah. So, but this is another matter. I don't want to enter this argument, this matter. This is another question. Okay. La voluta dei singoli pezzi varia da 17 centimetri del primo pezzo conservato, dal pezzo 1 della cornice 1, 17 centimetri, a 3,7 centimetri dell'ultimo dei pezzi catalogati, non conservati, catalogati, così come sono catalogati, cioè il pezzo 2 della cornice 14. Il volume dunque dovrebbe essere avvolto intorno a un umbilicus di 1,170 cm, perché abbiamo un lungo agrafon alla fine del rotolo corrispondente a ben due spazi intercolonnari, che è un caso piuttosto eccezionale, e la voluta finale dell'ultimo pezzo catalogato contenente quest'agrafon è 3,7 cm, è dunque plausibile immaginare, anche se non lo sapremo mai con certezza, che questo rotolo, contrariamente alla grande maggioranza degli altri rotoli coranesi, fosse avvolto attorno a un milius. Altrimenti l'agrafon finale, anziché due spazi intercolonnari, deve essere quattro spazi intercolonnari. Un po' troppo, insomma, a mia conoscenza. Vi mostro anche quest'agrafon, perché poi ci ritorneremo, perché ovviamente voi il valore aggiunto di questa mia introduzione
è quella di potervi mostrare quello che vi dico a parole, quindi insomma. Allora, questo è l'ultimo pezzo conservato, pezzo 2 della cornice 14. Questa è l'ultima colonna di scrittura, più corta delle altre, affiancata in fondo a sinistra dalla solita coronide, che indica la conclusione del libro, più paragrafos, bella coronide. Si può anche migliorare la leggibilità, ma voi avete un contrasto migliore del mio, del proiettore a fare questo effetto, e poi abbiamo un agrafo, un corrispondente circa 12 cm, 12,5, corrispondenti al doppio di uno spazio intercolonnare. Per spazio intercolonnare intendendo non l'intercolunnio, ma la somma di colonna più intercolunnio. Questo è importantissimo per noi, questa cosa, precisare questa cosa, perché ci sono equivoci terminologici sull'argomento. Oh, fermiamoci qui e andiamo avanti. Tornando a parlare di voluta, dunque, la voluta è costantemente decrescente nei pezzi catalogati, secondo la loro attuale catalogazione, dalla cornice 1 alla cornice 14, con la sola eccezione delle cornici 4 e 5, dei pezzi contenuti nelle cornici 4 e 5, nei quali la voluta si attesta rispettivamente nel pezzo 4 tra 13,9 e 13,7 cm, e tra 14,7 e 14,1 cm. Poiché questo contravviene palesemente al decremento costante di voluta che si deve supporre procedendo dall'esterno verso l'interno del rotolo, le due cornici devono essere invertite. Quindi prima viene la cornice 5 e poi viene la cornice 4. Ciò facendo, il decremento di voluta torna ad essere costante e omogeneo dalla fine della cornice 3 all'inizio della cornice 5 e dalla fine della cornice 5 all'inizio della cornice 4 e dalla fine della cornice 4 all'inizio della cornice 6 il decremento è regolarmente di 2 mm, che tra l'altro è un valore abbastanza di decremento di voluta abbastanza comune nei rotoli leporanesi, si va da 1 mm a 2 mm, molto spesso è 1,5 mm, insomma questo è il valore, questo è il valore. Ma ovviamente ci possono essere anche dei salti dovuti a diverse, come si dice, dal diverso modo in cui è stato arrotolato e avvolto in maniera più o meno lasca, più o meno serrata il rotolo prima della catalogizzazione. Cioè, ci possono essere anche degli sbalzi. Questo, ad esempio, avviene in PR 1018, ma lasciamo stare. Non abbiamo elementi per risalire le cause di questo errore, ma sinceramente non ci interessa. Quel che è certo, non ci interessa qui ovviamente, al papirologo interessa tutto. Dunque, il numero massimo di linee conservate per colonne arriva a 23. Vista l'altezza dei pezzi svolti, che va da 7,8 a un massimo di 9,9 cm, quindi 10 cm, e la presenza del margine inferiore in vari pezzi, e considerata l'altezza media dei rotoli greco-ercoranesi, che vi ho già detto, compresa tra 19 e 24 cm, dobbiamo supporre che del volume a cui apparteneva PR 1004 sia andata perduta circa la metà superiore, corrispondente ad almeno altre 20 linee di scrittura. Pertanto, nel volume originario, ciascuna colonna doveva possedere intorno alle 42 linee o anche di più. E questo valore, ovviamente non lo sapremo mai con certezza, ma è assolutamente plausibile, per non sforare gli standard ercolanesi, che comunque sull'altezza dei rotoli sono piuttosto omogenei, molto omogenei, questo è stato prima a cavallo e poi capasso, insomma, non si va mai oltre i 24 centimetri, io conosco un solo caso che arriva a 27, ed è PR 1390-908, secondo l'ultima edizione che è stata pubblicata recentemente in Galenos. Dunque, i pezzi attualmente conservati sono incollati tutte su tavolette di legno, anzi di compensato, rivestite di cartoncino color avorio, senza recare la numerazione heiteriana di John Heiter, di cui subito vi parlo. Vi mostro anche qual è l'attuale stato di conservazione. Queste sono foto pessime, speriamo di trovarne qualcuno, ho fatto io col cellulare, trovarne qualcuno accettabile, insomma, forse questo è accettabile. Ecco, questo è il muro, questa è la cornice 1, PR 1004, fragmenta vengono definiti, questa cornice non è stata mai delineata, cioè trascritta dai disegnatori, perché questa è una fotografia ordinaria, quindi il testo proprio non lo leggete. Lo leggerete quando vi mostrerò la fotografia, la cosiddetta fotografia multispettrale. È per dirvi come sono attualmente conservati questi frammenti.
tutti in questa maniera, cioè secondo il più antico metodo di conservazione risalente allo stesso Heiter. In effetti il papiro è stato svolto in epoca heiteriana, cioè dal 1802 al 1806, nel quadriennio della sovrintendenza del reverendo John Heiter, no? Legato di Giorgio IV d'Inghilterra a Napoli per svolgere e accelerare il processo di svolgimento dei papiri. Allora, e quindi questi cartoncini erano e questi sono rimasti, infatti come vedete sono in avanzato stato di deterioramento, muffe e quant'altro. E, dunque, nei disegni, per il nostro papiro possediamo 9 disegni oxoniensi, soltanto 9, non sappiamo perché. Questo papiro, secondo me, insomma, sono state trascritte ben 102 disegni napoletani, cioè 102 colonne trascritte nei disegni napoletani, soltanto 9 apografi oxoniensi, non si sa perché. Come sempre sono di eccellente fattura gli oxoniensi, sono molto più affidabili dei napoletani, anche perché sono stati effettuati quasi sempre, non solo in questo caso, a immediato ridosso dello svolgimento del papiro, sempre sotto la sovrintendenza di Heiter. Quando il rotolo veniva svolto, era stato appena svolto e quindi si trovava in condizioni di leggibilità decisamente migliori, perché le fonti d'archivio ci dicono che subito dopo lo svolgimento i papiri subivano un processo di, come si dice, di non solo di deterioramento e di ulteriore corrugamento e quant'altro, ma anche di oscuramento del testo, diminuzione del contrasto tra scrittura e quindi di diminuzione della leggibilità. Questo è un problema che riguarda, insomma, svolgimento di molti papiri. Potrei fare altri esempi, gli apografi oxoniensi di Pierc 1021, di cui è il nuovo editore Kilian Fleischer, e che riproducono, tra l'altro, caso più unico che raro, anche 12 colonne del verso, perché è uno dei pochissimi opistografi della collezione foranese, sono di straordinaria valore e anche di eccezionale valore testimoniale per la costituzione del testo. Mentre i disegni napoletani, come sempre, sono pieni di errori, ma insomma, comunque anche quelli vanno tenuti presenti per la costituzione del testo. Dunque, gli apografi oxoniensi recano tutti l'originaria numerazione heideriana dei disegni, no? Indicata con una lettera maiuscola dell'alfabeto latino, no? Il quale corrisponde alla cornice, e una lettera minuscola sempre dell'alfabeto latino, il quale corrisponde alla colonna. Quindi CA è la prima colonna della cornice 3 e A e B è la seconda colonna della cornice 5, perché Heiter aveva la buona consuetudine di numerare le cornici dei papiri svolti rispettando l'originaria sequenza dei frammenti testé svolti poco prima, subito prima, con lettere maiuscole dell'alfabeto latino. Dico alfabeto latino perché c'è anche K in questo alfabeto latino. E invece i disegni in più, oltre alla maiuscola, hanno anche la minuscola che indica la colonna, il numero della colonna all'interno della cornice. Questa numerazione ce l'abbiamo all'interno per tutti i disegni oxonienti, i 9 disegni oxonienti, CA, CB, CC, EA, EB, e poi e anche E1, E2, E3, E4, eccezionalmente ci sono anche le cifre arabe, e anche per alcuni disegni napoletani. Questo è molto importante perché non fa altro che confermare la sequenza dei frammenti, l'inversione, la necessità di invertire le cornici 4 e 5 a cui ho già fatto riferimento, perché questa numerazione conferma che la loro originaria sequenza era proprio 5 e 4 anziché 4 e 5, compaginando insieme. Ulteriori informazioni le troverete ovviamente in questo lavoro. Quindi non mi soffermo su questo. Vi è un'altra numerazione di lettere dell'alfabeto italiano da A a Z che servono a numerare colonne inedite. Ci sono molte colonne inedite, come vedremo subito, la quale conferma ulteriormente la necessità di invertire le cornici 4 e 5, rimanendo tutte le altre nella loro attuale sequenza. Quindi 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Siamo fortunati perché in molti altri casi invece la sequenza dei frammenti, soprattutto in seguito alla fissione dei papiri nella seconda metà dell'Ottocento dopo l'Unità d'Italia sui muri del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e la loro seguente rimozione all'opera di Domenico Bassi, direttore dell'Officina, all'inizio del Novecento, la sequenza dei frammenti di molti papiri ercolanesi è stata stravolta. La numerazione heiteriana spesso ci serve, oltre ovviamente e soprattutto alla misurazione delle volute dei singoli pezzi, che
che è il fatto per eccellenza, è un fatto biologico per eccellenza, ci aiuta a ricostruire l'originale sequenza dei frammenti. Noi non ne avevamo bisogno perché le misure della voluta già ci dicevano, però ci sono anche questi elementi. Altre cose, dunque, per quanto riguarda la quantificazione delle porzioni perdute tra i pezzi, non molto è andato perduto. Lasciamo stare questa cornice qui, che è l'unica che fa eccezione, perché essendo gravemente stratificata, ci sono strati fino a più 5, meno 4, è terribile, non si può collocare con certezza rispetto alla successiva cornice, ai pezzi contenuti nella cornice 1. Ma dalla cornice 2 in poi, fino alla 14, invece si può fare un lavoro sistematico di ricostruzione delle porzioni perdute. Oh. Però una cosa si può dire, questo pezzo qui, il pezzo 1 della cornice 1, misura 17 cm di voluta, 17 sono molti, e noi sapevamo dall'inventario di Piaggio del 1782 che la circonferenza, la voluta più esterna del rotolo, era 17,96, cioè 18 cm, quindi un centimetro in più, solo un centimetro in più, il che vuol dire che la porzione iniziale del rotolo perduta, ciò che è andato perduto prima di questo pezzo, non è poi così tanto. È tanto perché un centimetro nella parte più esterna di un rotolo è tanto. Invece se fosse più all'interno sarebbe di meno. Però comunque non è neanche troppo perché questo, il primo pezzo conservato, misura già 17 centimetri, che è veramente tanto. Una trentina di colonne. Esatto. Stante invece la differenza di voluta cospicua tra questo pezzo 17 cm, no? E il pezzo 1 della cornice 2, 15,6 cm, cornice 2, ritorniamo alle fotomonti spettrali perché qui non si, con questo ovviamente è impossibile lavorare. La distanza originaria tra i due pezzi, cioè tra il pezzo 1 della cornice 1 e il pezzo 1 della cornice 2, doveva essere notevole. Ho trascurato completamente il pezzo 2 della cornice 1 perché essendo molto più esiguo di 17 cm, ovviamente non può essere posizionato in alcun modo rispetto a ciò che precede a 100 cm, perché la voluta è troppo ampia. Poi, tra cornice 2 e pezzo 1, ancora una volta dobbiamo constatare la stessa impotenza rispetto a questo pezzo qui, il pezzo 2 della cornice 2. Invece la distanza, la porzione perduta tra questo pezzo qui, quindi il pezzo 1 della cornice 2, e il pezzo 1 della cornice 3 che immediatamente segue e che subito vi mostro, che è questo, bene, questo qui, è di 26,6 cm secondo le nostre misurazioni, dovuti a che cosa? Noi che parametri abbiamo utilizzato? La differenza di voluta, no? E in questo caso c'è una differenza di voluta cospicua tra i due pezzi, e soprattutto la situazione dello spazio scritto. Voi vedete che qui le colonne, in molti casi, anche se non sempre, appartengono allo strato zero. Vedete, colonna più intercolunnio, colonna più intercolunnio, colonna più intercolunnio, colonna più intercolunnio, ma qui sotto ci sono gli evidenti sovrapposti, i sottoposti, che tra l'altro noi abbiamo sistematicamente ricollocato nell'edizione della prima sezione testuale del papiro, quella di cui abbiamo discusso sul Rento nel 2013. Poi, adesso non mi annoio, ma insomma, tra cornice 3 pezzo 1 e cornice 5 pezzo 1 sono andati perduti 35,5 cm di papiro. La situazione dello spazio scritto che significa? Significa ovviamente la distanza della primo intercolunnio, scusatemi, la distanza della prima colonna, del bordo sinistro della prima colonna dall'inizio del pezzo e la distanza dell'ultima colonna del pezzo immediatamente precedente dal bordo destro dello stesso pezzo. Combinando questo valore con i valori della voluta, anche con semplici calcoli manuali, è possibile determinare e con relativa sicurezza l'estensione della porzione perduta tra due pezzi. Incomplessivamente, ecco, dalla cornice 7
siamo quindi a metà del papiro, no? 14 cornici. Alla fine del papiro non ci sono più porzioni mancanti tra i pezzi. Perché? Perché la differenza di voluta tra la fine di un pezzo e l'inizio di un altro non è mai più di 2 mm, massimo 3. I pezzi sono tagliati di netto in corrispondenza dell'intercolunnio per rispettare il testo. I bordi combaciano, insomma. È certo che, praticamente, cioè papirologicamente certo che i pezzi siano adiacenti e tagliati tra l'altro di netto. Le porzioni perdute tra i pezzi contenuti nelle cornici da 2 a 14, eliminando sempre la cornice 1 che non si può ricollocare per i motivi che abbiamo detto, ammontano a circa 88,6 cm. Dunque l'estensione della porzione di rotolo originariamente contenuta nelle cornici da 2 a 14 ammontava circa 8,323 metri. No. Noi quanto abbiamo adesso attualmente? Noi abbiamo in estensione i pezzi conservati dalle cornici, dalla cornice 1 alle cornici 14 ammonta a 8 metri. Quindi noi abbiamo una grande, un valore molto importante, insomma, un rotolo che è quasi intero sostanzialmente, e secondo Cavallo, Libri, Scritture e Scrivi, si era tenuto molto basso, non credo che sia ancora collevato il professor Cavallo, si era tenuto molto basso, insomma, gli standard, secondo lui, nel rotolo ercolanese erano tra 6 e 9 metri, poi ci si è resi conto, e anche lo stesso professor Cavallo se ne è reso conto, e ha fatto uno status questione su un aggiornamento a Varsavia, nel 2013, invece che 6-9 metri andiamo dai 9 ai 12 metri. Ora, con me, 8 metri 752 siamo molto vicini allo standard, fermo restando il fatto che si va anche molto oltre lo standard ercolano, perché il quarto libro delle musiche è 16 metri e il De Pietate è 21 metri 70, quindi insomma c'è di tutto, però insomma più o meno 9-12 metri. Oh. Però voi capite che noi abbiamo a che fare con una parte consistente del rotolo originario, quello che ci è pervenuto. Per quanto riguarda la porzione iniziale perduta del rotolo, ne abbiamo già parlato prima, la differenza, no? Non doveva essere troppo estesa per i motivi che vi ho appena detto. Abbiamo fatto una ricostruzione del rotolo, sulla quale adesso non mi posso soffermare, applicando a Pierre 1004 le proprietà matematiche della spirale e non dei cerchi concentrici, perché Holger Ressler ha giustamente dimostrato che la sezione assiale di un rotolo papiraceo, un rotolo librario, non è assimilabile a una serie di cerchi concentrici, no? È assimilabile a una spirale. Ma tu ci stai dicendo un'ovvietà. Sì, io sto dicendo un'ovvietà che però Richard Young, Der Copping e Daniel Delattre non hanno, diciamo, tenuto bene a mente quando hanno fatto le loro pregevolissime edizioni delle Pietate del poema di Sermantani, perché in realtà porta distorsioni matematiche notevolissime. Questa semplificazione geometrica della sezione assiale di un rotolo, in realtà le proprietà matematiche della spirale ci portano a valori spesso anche sensibilmente differenti da quelli dei cerchi con la sezione assiale a cerchi concentrici, soprattutto nelle parti più esterne di voluta più ampia, che sono quelle che possono portare a maggiori oscillazioni aritmetiche. Insomma, io adesso su questo non mi soffermo, è da qualche anno in qua che molti colleghi ormai applicano questo nuovo criterio. Tra l'altro c'è un software molto utile messo a punto da Holger, è open source, quindi scaricabile dal sito di Epicur-Würzburg.de, del Zentrum für Epicurismus Forschung dell'Università di Würzburg, gestito dal nostro vecchio nome tutelare, il professor Michael Erler, è gestito e mani, perché il professor Erler è andato in pensione, ma insomma ci sono i suoi collaboratori, e quindi insomma la cosa va avanti bene. In questo sito è possibile scaricare questo software. Allora, insomma, adesso applicando questi calcoli, applicando queste proprietà matematiche, no? E avendo come riferimento, attenzione, l'estensione 5,68 m e la misura delle volute più esterne e più interna della porzione di volume continuativamente conservata in PR 1004, cioè i pezzi contenuti nelle cornici da 7 a 14, quindi ripeto, esiste una porzione continuativamente conservata che è quella che va dalle cornici 7 alle cornici 14. Questa misura 5 metri e 68. La voluta più esterna è 12,8 cm, la più interna, che è anche la più interna del rotolo, è 3,7. Inserendo questi dati nel software di Holger Ressler alla voce, che poi è un foglio Excel, alla voce cross circumference, adesso non mi ricordo come si chiama, ma confronto delle superfici circolari,
confronto delle superfici circolari della sezione assiale del rotolo, no? È possibile calcolare la lunghezza originaria del volume, che equivale a 11,587 m. Siamo pienamente all'interno degli standard ercolanesi. Era un rotolo di 11,5 m. Noi ne abbiamo 8,5 m, abbiamo molto di questo rotolo. Dunque, l'entità della porzione antecedente alla cornice 2, che è la prima collocabile con sicurezza, era di 2,37 m. Oh, se poi si sottrae a questo computo i due pezzi della cornice 1 non ricollocabile con precisione, arriviamo a un valore di 1,94 m di porzione perduta all'inizio del rotolo, prima del primo pezzo conservato del rotolo. Quindi, come vedete, sono 2 m perché siamo all'esterno del rotolo, ma relativamente parlando non è poi così tanto. Adesso parliamo del testo, che è quello che ci interessa di più. Per quanto riguarda il testo, dunque, noi sappiamo che nelle cornici 7 e 14 di lunghezza 5,68 m sono di fatto, questo è un fatto, contenute 93 colonne e mezzo di scrittura, seguite da un agrafo di circa 12 cm. Con una semplice proporzione matematica è possibile risalire al numero totale delle colonne contenute in un rotolo di lunghezza 11,5 m, 11,587, ricavando la cifra di 194 colonne e mezzo. Confrontando questo valore, si può anche arrivare allo stesso risultato dividendo la lunghezza totale originaria del rotolo, 11,5 m, per il valore dello spazio intercolonnare, che, come voi sapete, nei papiri di Herculano è quasi un dogma di fede, cioè è quasi sempre fisso all'interno dello stesso rotolo. Nel nostro caso è 6 cm, no? Anzi 6,2 cm, anche se vi dico che in alcuni pezzi nella cornice 6 ci sono alcune oscillazioni, e si va da 5,9 a 6,5. E dividendo 11,5 m per 6,2 cm arriviamo allo stesso risultato, cioè anziché 194 colonne e mezzo, 193 colonne. Effettuando una media tra questi due valori, arriviamo a 194 colonne. Togliendo 4 colonne equivalenti all'agrafon iniziale e all'agrafon finale, perché 4 e non 2? Perché l'agrafon iniziale, come che doveva essere perfettamente simmetrico a quello finale, presumibilmente, era ampio 2 spazi intercolonnari e quindi equivalente a 2 colonne. Quindi dobbiamo togliere 2 colonne dall'agrafon iniziale e 2 colonne dall'agrafon finale e arriviamo a 190 colonne di scrittura. Ovviamente trattasi di un calcolo stocastico e non perfettamente basato su considerazioni di tipo matematico applicate a una realtà che però non si presta mai ad essere ingabbiata perfettamente nelle leggi matematiche, perché come l'inventario di Piaggio del 1782 chiaramente ci dice, questi rotoli avevano le forme più svariate e gli accidenti schiacciati per lungo, per alto, per lungo, a forma di tavoletta, come Pierre Camille 21, a forma di tavoletta. E ce ne sono tra i rotoli svolti a forma di tavoletta, alti un centimetro, e a forma EPS longitudinalmente. Quindi tutto ciò non si presta ad essere ingabbiato alla perfezione nelle leggi matematiche, però comunque è una buona approssimazione. Siamo all'interno degli standard di lunghezza dei rotoli, dei rotoli liberali greco-reponanesi, che ci tengo a dirlo, ormai si sa, e lo sapete tutti voi, è paradigmatica per il rotolo librario greco-romano, nel senso che i papiri di Herculano, i rotoli herculanesi rispecchiano quello che è probabilmente lo standard più diffuso nel mondo greco-romano, e non nella periferia dell'impero come era l'Egitto, ma nel cuore di esso come era Napoli, Herculano e Roma. Quindi insomma si tratta, come si dice, di dati molto interessanti per i papironi. Dunque, 190 colonne di scrittura, questo è il motivo per cui, e facciamo girare questa maschera dell'edizione, ne ho stampato soltanto due copie. Uno, no, non questo, non questo. Questo qui, uno ce l'hai tu, e un altro, se lo fate girare, abbiamo fatto uno, due soltanto, lo stampate. Queste cose, l'abbiamo chiamata maschera, insomma è un modello di edizione che noi abbiamo elaborato già nel 2011 addirittura, e insomma, che noi praticamente, fatto di tasselli che noi nel corso del tempo abbiamo riempito e stiamo riempiendo, cioè ogni colonna che costruiamo
diciamo, smarchiamo, diciamo, abbiamo fatto e andiamo avanti. Lì dove non c'è la corrispondenza SUDA o sono le inedite, sono Sì, indicate. adesso lo dirò. Intanto voglio dire però oh, ecco, dunque questo l'abbiamo detto, applicando questi calcoli, no, alla porzione iniziale perduta del rotolo, no, che abbiamo detto, di cui abbiamo detto prima, si ottengono 36 colonne e mezzo perdute all'inizio del rotolo, prima della cornice 2, prima della cornice 2, subito prima della cornice 2, sottraendo le 8-9 colonne presumibilmente conservate nella cornice 1. Si ottengono tra le 27 e mezzo e le 28 colonne e mezzo perdute complessivamente e in termini assoluti all'inizio del rotolo, quindi prima ancora della cornice 1. Invece le colonne, quindi all'inizio del rotolo mancano, secondo i nostri calcoli, 27, 28 e mezzo colonne di scrittura. Invece tra le cornici 2 e 14 ne mancano solo 9, perché le porzioni perdute tra le cornici 2 e 9 sono molto esigue. Mancano solo 9 colonne di testo. Attualmente in PR 1004 si conservano ben 145 colonne di testo, comprendendo anche i nostri calcoli congetturali sul testo presumibilmente contenuto nella cornice 1. Scusate, no, non comprendendo, ma escludendo. Se si aggiungono le 8-9 colonne di testo comprese nella cornice 1, arriviamo a 154 colonne di scrittura conservate in PR 1004. Di queste 153-154 colonne di testo, 103 sono state edite già in precedenza da Siegfried Sudhaus e da altri, perché questo fa aprire una storia editoriale molto importante. Ci hanno messo le mani molti studiosi, più o meno autorevoli, e fino a tempi assai recenti. E invece 50-51 sono, permettetemi di dire, erano completamente inedite fino a poco fa. 50-51 colonne di scrittura, la maggior parte di esse sono incluse nella prima sezione testuale, e cioè le colonne 32-84, da noi discusse a Sorrento, ma che comunque vi ho mandato e qualcuno di voi ha avuto la bontà di farmi avere pure, di farci avere anche delle osservazioni e delle proposte testuali, che noi abbiamo Abbiamo. molto gradito, ovviamente, anche se è un testo che è passato per le mani di illustri studiosi come voi. E alcune colonne inedite, non ricordo quante, in questo caso sono contenute forse 9-10 nella sezione testuale che noi ci accingiamo a discutere a partire da domani mattina, cioè nelle colonne, la cosiddetta sezione diogeniana, questo si può dire ormai senza tema di smentita, le colonne 85-149. Anche se noi non le affronteremo tutte perché sono 65 colonne di scrittura, vorrei che questo fosse chiaro, insomma, 65 colonne di scrittura sarebbe stata necessaria una settimana di lavoro, insomma. Ok, PR 1004 è adespoto e anepigrafo. Fino ad anni recenti lo si è ritenuto privo di subscriptio. Adesso voglio mostrare di nuovo l'agrafo finale. Questo dobbiamo parlare brevemente, ma non troppo perché se ne è parlato anche troppo e se ne è scritto anche troppo. E ecco qua, questo è l'ultimo pezzo. Adesso ve lo rimpicciolisco per farvelo vedere completo. Ci sono 1, 2. Uno, scusatemi, in granito, io qui veramente non vedo niente. Uno, due, tre, quattro colonne di scrittura e poi cosa c'è? Un agrafo corrispondente a 12 centimetri, quindi pressoché il doppio in uno spazio intercolonnare. Poi non c'è più niente, badate bene, fino a questo strano segno. Guardate un po', sotto non c'è proprio niente. Non lasciatevi ingannare da questa cosa che a prima vista potrebbe sembrare l'abbreviazione per aritmos, perché al controllo autoptico non corrisponde alle fratture del papiro, e purtroppo le immagini a infrarossi 950 nanometri, cosiddette immagini multispettrali, questi problemi li danno, le cosiddette decezioni, no? Gli aspetti ricettivi, però questo invece è inchiostro e nessuno può metterli in dubbio. Allora, praticamente, ma che cos'è questo strano segno? Dunque, innanzitutto ci tengo a dirvi una cosa, prima di parlarvi di questo, è che tutti gli studiosi da Sudhaus in poi, anzi prima di Sudhaus già Gompertz, hanno attribuito questo testo al periodo richiesto di Philodemon per ragioni tematiche, cioè per ragioni tematiche di contenuto, insomma. Ma teoricamente il rotolo è adespoto, quindi non c'è il titolo, non c'è la subscriptio, nome dell'autore, titolo dell'opera, però
possiamo dire che ci hanno azzeccato, nel senso che anche solo per ragioni di contenuto è più che plausibile, e anche di scrittura, ovviamente, è più che plausibile immaginare che questo rotolo appartenga alla retorica di Filorelli. Solo recentemente Gianluca Del Mastro ha tentato di dimostrare che lo strano segno che voi vedete sarebbe il numerale del libro, e dunque PR 1004 sarebbe dotato di subscription. Dunque, senza negare che la possibilità, no, in termini assoluti, che PR 1004 fosse bensì dotato di subscription, perché no, è possibile, ma tenete presente che molti rotoli arcolanesi non sono dotati di subscription, questo bisogna anche dirlo, questo segno, leggibile nitidamente nell'angolo superiore destro dell'agrafo, guardate un po' che cosa strana, è stata identificata da Gianluca Del Mastro con uno Z, per lui quindi dunque questo sarebbe il libro senti della retorica di Filorelli. Ora io, in che cosa consiste questo segno? Nell'estremità inferiore di un tratto verticale collegato in basso attraverso un occhiello a un'asta orizzontale leggermente ondulata e convessa che corre verso destra. Ora i due tratti non sono in alcuna maniera obliqua, il rapporto è di 90 gradi, sono perfettamente ortogonali. Non bisogna lasciarsi ingannare dall'inizio dell'occhiello, l'inizio intendendo questo, che fa sembrare questo tratto ascendente. In realtà inizia ascendente ma prosegue verticale. Questo risulta chiaro a me, ma non solo a me, anche ad altri colleghi, Lucia Bianco, Jürgen Hammerstedt, che hanno controllato il papiro su mia richiesta già molti anni fa, nel 2011 c'era anche Bistri in officina. Risulta a noi chiarissimo, non può essere uno Z, ma soprattutto non può essere uno Z per ragioni paleografiche. Perché? Perché lo Z in questa scrittura è fatto in maniera completamente differente. E l'angolo, l'inclinazione dell'obliqua rispetto al tratto di base è di soli 30-40 gradi. 30-40 gradi vuol dire così, 30 gradi, 40 gradi, e mai superiore ai 45, mai superiore. Insomma, in altri termini, questo segno non può corrispondere, a mia conoscenza, a nessuna lettera dell'alfabeto greco. Potrebbe trattarsi di un generico orpello finalizzato a impreziosire un titolo finale o di uno speciale segno di separazione apposto dallo scriba sotto il numerale del libro, in maniera analoga a quanto avviene nel titolo iniziale di PR 1457, come ha dimostrato Mario Capasso già molti anni fa. Io non so cosa sia, però non può essere numerato. Del resto, che non possa essere PR 1004, il settimo libro del Trattato sulla retorica di Filorelli, dimostrato anche dal fatto che nella colonna, come diceva prima Cristian, colonna 149, che noi non affronteremo, che è la colonna cerniera tra la sezione diogeniana e la sezione aristonea, non si specifica il numerale del libro, ma Filorelli si riferisce con un'autocitazione a se stessi, al proprio libro, dicendo: io ho trattato fin qui fin troppo diffusamente le tesi di Diogene, e adesso, anche se si è protratto troppo il libro, questo Kai Memekuntain to Biblion, voglio trattare le tesi di Aristone contro la retorica. To Biblion, non to Biblion Z, come alcuni hanno creduto, ma su questo io, insomma, si è parlato, si è scritto, ma anche autorevoli studiosi, von Arnim e Meyer, prima di me, avevano capito questa cosa. Quindi, insomma, per quanto mi riguarda, insomma, per noi PR 1004 è un libro incerto. Per quanto riguarda dunque lo spazio intercolonnare, un po' di dati bibliologici, l'abbiamo detto che misura tra 5,9 e 6,2 cm, con alcune eccezioni, ma pochi casi. La corona di scrittura si attesta intorno ai 5,2 cm e quindi l'intercolunnio intorno a 0,8 cm. L'allineamento della colonna è rispettato generalmente sia a destra che a sinistra. Voi potete vedere, e anche a destra, e questo non è del tutto comune nei rotoli ercolanesi, almeno non in quelli di buona fattura. Questo invece mi sembrerebbe avere caratteristiche, insomma, di buona qualità editoriale, ad onta della presenza di alcune correzioni, di numerose correzioni di cui subito vi parlerò, ma insomma dal punto di vista dell'impaginazione mi sono pagine, mi sembra un prodotto librario abbastanza accurato.
Il numero di lettere per linea varia da 14 a 22, la media è 18. Questo ve lo diciamo anche perché noi nel ricostruire le lacune a fine linea, nel ricostruire il numero di lettere perdute a fine linea, abbiamo tenuto presente in maniera del tutto convenzionale questa media, 18 lettere per linea, potrebbero essere 19, 17, 16. Però vi dico subito una cosa, che 14 e 22 si trovano raramente. Diciamo che più spesso si va da 16 a 19, mai si va sotto le 16, mai si va sopra le 19. Oh, l'impaginazione è uniforme e regolare, l'abbiamo appena detto, e poi la scrittura del papiro, classificata da Guglielmo Cavallo nel gruppo N, nei libri Scrittura e Scrivi Ercolano, e assegnato alla mano dell'anonimo 21, che ha copiato anche altri papiri appartenenti al perireto Rites, è una maiuscola libraria priva di contrasto modulare, vedete un po', priva di contrasto modulare, dai tratti spessi e morbidi, spesso apicati o rinforzati, i cosiddetti blobs, no? Alle estremità, non entro nella descrizione delle singole lettere, questo l'ho fatto in altre occasioni, vedete il K, vedete il tau, vedete il gamma, vedete il lambda, vedete il tau. Questi, nei capilettere ovviamente questo è ancora più evidente, ma anche nel testo, guardate lo iota, tipicamente l'apice verso sinistra, il K è il verticale applicato verso sinistra, il Φ è macroscopicamente applicato verso alto sinistra, eccetera. Dunque, secondo Cavallo, siamo nel terzo venticinquennio del primo secolo avanti Cristo, quindi nella prima fase della produzione letteraria di Filoremo, nella villa di, insomma, dovunque essa sia, probabilmente nella villa dei Papiri. Poi, anche se voi sapete che Peter Parsons, nella sua recensione a Libri, Scritture, Scrivi e Ercolano, ha abbassato molte cronologie di Cavallo, però insomma, adesso arriva con tutta la stima e rispetto di Peter Parsons, senz'altro può essere vero in alcuni punti, insomma. Però è importante che si sappia che nella redazione del testo principale sono intervenute due mani differenti, la mano A, che è responsabile per la stragrande maggioranza del testo, e la mano B, in precedenza sfuggita agli editori, che è invincibile con sicurezza nella metà destra del pezzo 1 della cornice 2, nella metà destra. L'abbiamo già visto prima, ve lo faccio rivedere. Oh, ecco qua, vedete un po'. Questo, ve lo faccio vedere prima piccolo e poi grande. Metà sinistra è mano A, ancora mano A, che è responsabile della stragrande maggioranza del testo. Mano B, da un certo punto in poi, da metà colonna, ma attenzione, questi sono pezzi stratificati, sono sovrapposti, quindi non appartengono a questa colonna, quindi non è che la mano B, vedete che ha caratteristiche grafiche palesemente differenti, e vedete qui sotto, guardate, scusate, non pretendo mostrarvi il singolo pixel. Posso dire una cosa a questo? Sì. Questa scrittura si ritrova anche nel pezzo 2 della stessa cornice, eccola qua, vedete un po' che caratteristiche ha. Diverse, più sgraziata, meno elegante, armoniosa, meno regolare. Lo scriba non è abituato a rigare il foglio. La forma delle lettere, palesemente, vedete l'alfa occhiello, che insomma, il beta, veramente differente, insomma, hanno caratteristiche grafiche. C'è un certo contrasto modulare, guardate come piccolo questo omicron. I tratti sono spessi e pastosi. E tuttavia una maiuscola bilineare. Tende alla corsività e priva di elementi ornamentali come quelli che abbiamo visto prima nella mano A. E dunque questo fatto, noi su questo non ci siamo soffermati perché? Dunque in realtà ci siamo soffermati perché noi abbiamo edito il testo contenuto in questa cornice e quindi anche quello relativo nella prima tranche testuale. Però insomma abbiamo poi anche... Però insomma c'è da fare uno studio specifico su questo, perché è un fatto non raro nei rotoli ercolanesi. Si ritrova anche, ad esempio, in PF 1669, il ventesimo libro del perireto Rites, ventesimo secondo me, in PF 1670, sulla provvidenza,
e in PR 454, 1420, 1056, che è uno dei tre esemplari del 25esimo libro del Perifisius de Figuri. C'è una mano A e una mano B. Sul perché di questo chiedete a Guglielmo Cavallo, se ne ha scritto, se ne ha parlato anche in luce del corso Gianluca Del Mastro, insomma, a Ercolano questa cosa succedeva. Ci sono motivi per ritenere che succedesse non solo a Ercolano, perché stiamo parlando di scrittoria, no? In cui lavoravano più una specie di officina editoriale dove sul mandato di Fiore e forse del proprietario della villa lavoravano più scrivi impegnati, ce ne sono fino a 21 scrivi attestati a Ercolano. Attenzione, ci sono anche le opere di Epicuro e Demetrio Pragone che non c'entrano niente, però voi sapete che la maggior parte dei testi dei papiri sono filoremei e quindi anche la maggior parte delle mani attestate nella collezione. Oh, per quanto riguarda i segni, ci sono numerose paragrafi frequentemente accompagnate da spazi a vacua. Io adesso queste non ve le faccio vedere perché le avete già viste, ne troveremo spesso esempi. Spazio un vacuum ampio da 2 a 3 lettere e mezza, addirittura segnalare una pausa grammaticale particolarmente forte, 2 tipi di diplaio per gli smenai, anch'esse solitamente accompagnate da spazio un vacuum, molti spaziola, almeno 3 stigmai, cui ano e cato, un elemento riempitivo a fine linea, almeno 3 coronidi che hanno una funzione fondamentale nell'articolazione narrativa del libro, tra cui una è quella di cui vi ha parlato il professor Vassallo nella colonna 85, su cui ritorneremo domani mattina, che segna la cesura tra la sezione Bionea, insomma questa è da approfondire, e la sezione invece certamente diogeniana del libro, e poi quella finale che abbiamo visto prima, quella finale apposta in fondo a sinistra all'ultima colonna del libro. Oh, non ci sono note o punti sticometrici. Le correzioni purtroppo sono frequenti, purtroppo provvidenzialmente, perché ci aiutano a volte anche a capire certi problemi testuali, sono eseguite in 4 modi differenti. Il primo, apponendo punti sovralineari al di sopra delle lettere da cancellare, che è il modo più diffuso del Corano, apponendo freghi orizzontali o trasversali o entrambe i sistemi in combinazione, e alterando direttamente la forma della lettera errata e scrivendoci e sovrascrivendo la lettera corretta, nel caso di cancellazioni di una o più linee di testo, includendo queste linee di testo all'interno di parentesi tonde. Questa è una cosa molto interessante che ritorna anche in PR 1021 di Axatare di Colo. Noi abbiamo un caso nella prima tranche di 3-4 colonne linee di testo che sono state racchiuse tra parentesi tonde, aperte e chiuse, rispettivamente sul bordo sinistro e sul bordo destro della colonna. Una cosa molto interessante. Sì. Le lettere corrette, dunque, voi sapete che le lettere corrette o omesse dallo scriba vengono aggiunte nell'interlinea, sopra lettere errate o nel punto di inserimento. Questa è un'ovvietà, quella che vi dico. Ma talora le lettere corrette sono inserite nel testo principale subito dopo le lettere errate, secondo la cosiddetta pratica della correzione in escrivendo. La mano che ha eseguito le correzioni e le aggiunte è quasi sempre la mano A, cioè la mano responsabile della redazione di gran parte del testo principale, perché tracciato, scrittura delle lettere, tratteggio, spessore del cara e inchiostro sono gli stessi. Inchiostro, per quanto è possibile vincere un'immagine, però insomma, al microscopio la differenza è poca, perché questo è un papiro molto scuro, quasi nero, grigio antracite, e badate bene che si legge molto peggio di come si legge nelle immagini infrarossi che qui vi mostro, 250 nanometri. Quindi occhio nudo è veramente una sfida, e quindi è come vederlo, è la stessa cosa praticamente, si tratta sempre di immagini in bianco e nero. Ecco, per quanto riguarda invece la storia editoriale, con questo concludo, qualche accenno lo devo fare perché qui sono intervenuti studiosi illustri che sono spesso anche storici della filosofia. Dunque, il primo abbozzo di un'edizione del testo di Pierre 1004 è stato effettuato da un illustre sconosciuto, da un certo Salvatore Cirillo, interprete napoletano, e da un altro illustro sconosciuto rispondente al nome di Francesco Ventriglia,
destinata alle stampe per la Collectio Prior dei volumi Numer Curanensium quae Supersunt, che purtroppo non fu mai pubblicato, questo manoscritto inedito, attualmente conservato nell'archivio dell'Officina dei Papiri Curanesi a Napoli, per l'interruzione della serie nel 1855. E questa sorte hanno seguito molte altre illustrazioni degli interpreti, così venivano chiamate all'epoca, che erano destinate alla pubblicazione, non erano altro che le edizioni con tanto di prefazio che dovevano comparire dalla Collectio Altera. Oh, questo lavoro imponente, questo manoscritto imponente, adesso vi mostrerò un facsimile, oltre a una insomma estesa prefazione dovuta a Ventriglia, include pregevoli ricostruzioni testuali, perché questi conoscevano e insegnavano il greco presso l'Università di Napoli, erano quasi tutti chierici, in ben quattro differenti versioni, da A a D, di ciascuna colonna, di tutte le colonne trascritte nei disegni napoletani, quindi 103 colonne. Quindi abbiamo un papiello di questo spessore, completamente inedito, un'Officina dei Papiri, che contiene congetture spesso preziosissime, che hanno profeticamente anticipato congetture di Gompers, von Arnim, moltissime di Sudaus, qualche volta anche nostre. È vero. E siamo andati a vedere Cirillo e ci siamo resi conto che la nostra idea c'era avuta lui. Tra l'altro ci sono varie redazioni. Ci sono quattro redazioni differenti, vi faccio anche vedere di che si tratta. Si tratta di bozze di ricostruzione testuale. È un lavoro, un genuino lavoro di ricostruzione del testo, con criteri filologici ovviamente piuttosto superati, insomma, no? La filologia classica ancora neanche esisteva, siamo alla prima metà Ottocento, esisteva, ma voglio dire, insomma, delle forme che noi conosciamo, però la papirologia sicuramente non esisteva ancora, anzi nasce proprio con i papiri di Herculano a Napoli, la papirologia. Questo è importante che si dica, perché invece nei corsi universitari si dice a tutti che la papirologia inizia con l'edizione critica dell'Ateneo Politeia di Chinon, ma in realtà bisognerebbe anche menzionare che nel 1752 erano stati scoperti i papiri di Herculano. Ma chiudiamo questo discorso, e che c'è stato un lavoro eclotico imponente, enorme, dal 1793 su questi papiri fino al 1855 e poi dal 1862 al 1874, fino alla Collectio Tertia, di cosiddetto Collectio Tertia di Bassi, del 1914. Questo non può essere trascurato, e se questo nei corsi universitari oggi non si dice, non è altro che per una mancata, per un difetto di comunicazione solito da tanti deplorato tra i papirologi ercolanesi e i papirologi degli egizi. Ma perché non dice così? Come? Che non si dica? No, tu lo dici perché? Sei tu. Gigante non dice. Ma Gigante era un papirologo ercolanese. Tu devi vedere quello che tu devi vedere, non quello che si dice a Napoli, si dice nelle altre università a livello mondiale. Si comincia a Carta Borgiana, poi si fa un brevissimo riferimento, ma fugace, perché non se ne sa niente, non se ne capisce niente, il papiro di Herculano, e poi si arriva subito alla Tenaglio Politeia, poi si arriva al papiro Letron, e già, perfetto. Chiusa questa breve polemica, poi ci mettiamo anche a fare a botte, poi se volete. Allora, dunque, Cirillo, vi volevo mostrare, scusatemi, mi sono un po' perso, non mi sono perso, ma l'illustrazione degli interpreti di Salvatore Cirillo, vediamo un po' se esce fuori qualcosa. Questa è la versione C, vediamo se riesco ad aprirla senza fare guai. Si vedono troppo. Noi abbiamo trascritto di Cirillo soltanto i prolegomena. Allora guardate, e poi... scusami, colonna sì. 10, colonna 10 Sudaus, la numerazione è quella di Sudaus, il quale nella sua edizione rispecchia la numerazione dei cartoncini. Va bene. Questo è il testo greco costituito con correzioni, ripensamenti, come si dice, cancellazioni, e la traduzione latina, che come sapete faceva parte dell'impostazione editoriale della Collectio Prior, c'è cioè una traduzione latina, anch'essa sottoposta a correzioni di vario genere. Questa è la terza bozza, poi la versione D invece è di solito la più pulita, e infatti vedete un po', ci sono anche commenti esegetici. Guardate, la cosa incredibile, questo veramente, questo fa parte della storia della papirologia, pensiamo agli anni 30 del XIX secolo,
Con questi punti sovralineari si indicano le lettere integrate, non esistevano ancora le parentesi quadre e questo signore si è inventato questo sistema. Si sa, era docente di greco, era canonico regolare, canonico della cappella di San Gennaro, eccetera, perché queste cose qui ci sono delle biografie, ci sono degli studi eruditi, ci sono tantissime cose, non solo su di lui, anche su Alessio Simmaco Mazzocchi, su quanti ce ne sono di questi, su Nicola Ignarra, gli accademici ercolanesi, ma lui non era neanche un accademico ercolanese, era un interprete, cioè un gradino al di sotto degli accademici ercolanesi. Andiamo avanti. Di questo lavoro siamo stati i primi a tenere conto nella nostra edizione. Con un caveat, ne abbiamo tenuto conto sistematicamente nella prima sezione testuale, colonne 32-84, ma purtroppo non sistematicamente nella sezione che ci accingiamo a discutere, perché purtroppo l'Officina dei Papiri è chiusa da più di un anno e mezzo. È stata aperta e noi non avevamo fatto fotografie di tutto questo mallocco. Che faremo presto. Che faremo adesso, speriamo appena riapra. E quindi noi, soltanto le prime colonne, vedrete, in apparato troverete il nome di Cirillo, in tutte le altre non lo troverete perché purtroppo non abbiamo avuto accesso a questo materiale. Abbiamo sbagliato nel 2010-2011 a non fotografare tutto sistematicamente. Perché a dire la verità, nella prima sezione era quasi tutta inedita, quindi sì. Nella prima sezione c'erano pochissime colonne edite. Non se ne ravvisava neanche eccessivamente la necessità. La prima, e dunque, le incisioni a rame dei disegni napoletani di Pierre 1004 sono state pubblicate nel terzo volume della Collectio Altera dei volumi Herculanensium Presu Persunt nel 1864. Solo due anni dopo entra in campo Theodor Gompers, il quale non faceva altro che aspettare la pubblicazione di un volume della Collectio Altera per annotare sistematicamente ciascuno di questi enormi volumi in folio, che sono stati recentemente ritrovati dagli originali di Gompers alla Nazionale Bibliothèque di Vienna da Richard Young, pieni zeppi di annotazioni e di congetture spesso pregevoli. Due anni dopo Theodor Gompers comincia a fare congetture, pubblicare su circa 40 colonne di scrittura. 26 anni dopo compare l'Editio Princeps, che è l'unica edizione complessiva di Pierre 1004 e della maggior parte degli altri papiri della retorica di Filonemo attualmente esistente, da lui inclusa nel primo volume dei suoi Filonemi Volumina Retorica. Allora qualcuno ce l'avrà sicuramente, sarà arrivata. Ah, eccola, è qui. Sicuramente ce l'avrete anche in PDF. Questo è il primo volume che purtroppo è deteriorato, se lo posso far girare. Questa è. Sono le fotocopie della sezione del primo volume relativa al solo Pierre 1004, al solo Pierre 1004. Benissimo. Dopodiché, ecco, questa edizione, pur essendo meritoria e rimanendo a tutt'oggi normativa per la maggior parte del testo, possiede tuttavia il grave difetto, facilmente immaginabile, di non essere fondata sull'autopsia del papiro, ma sulle sole incisioni a rame riprodotte nella Collectio Altera e, laddove esistenti, sulle trascrizioni manuali degli apografi oxoniensi, vi ricordo solo 9, messe a disposizione da Gompers. Cioè Gompers va a Oxford, alla Duke Humphreys Library, dove erano, e spero che siano tuttora conservati questi volumoni, e faceva trascrizioni a mano, come anch'io ho fatto quando sono stato lì, perché questo si faceva prima che fossero messi online, meritoriamente, dall'Oxericus Papyri Project, e da Der Coping e da te e da Daniela Colamo, e quindi lui si basava su queste trascrizioni e su alcune rudimentari riproduzioni fotografiche. Siamo alla fine dell'Ottocento, 1892 il primo volume. Solo in seguito a un soggiorno napoletano Sudaus raccoglie un certo numero di letture autoptiche dell'originale dei disegni napoletani, non delle incisioni a rame dei disegni, ma dei disegni, perché le incisioni a rame non sono altro che l'imitazione dell'imitazione, come direbbe Platone. Quindi c'è questo fatto. E molte edizioni moderne, anche pregevolissime, di questi illustri editori sono basate sulle incisioni comparse nella collezione Altera. E queste letture autoptiche migliorative le include nel secondo volume, le chiama Lectiones Neapolitane, in testa al primo volume, al secondo volume di tre, no? Il secondo volume dei tre dei volumi della retorica. Per questa ragione, l'edizione di Sudaus, lungi dall'essere complessiva, non poteva che essere limitata alle colonne disegnate
dai napoletani e, tra virgolette, dagli i napoletani negli Oxonienzi, e incise nella Collectio Altera. Le 51-52 colonne inedite, che non sono state mai trascritte dai disegnatori, ovviamente non potevano né possono essere incluse nella collezione di Sudaus. Questi non avevano non avevano i fonti di prima mano a disposizione. Anche se grazie ai disegni oxonienzi messi a disposizione da Gompers, Sudaus è stato in grado di aggiungere una colonna a quelle trascritte nei disegni napoletani, il cosiddetto frammento G, che vuol dire Gompers, corrispondenti a Oxford e B, fascicolo 2, foglio 441, con l'indicazione della sua edizione, Sudaus, non sapendo dove collocarla, la mette alla fine proprio dell'edizione, la troverete lì, con la precisazione inizio fere reponendum. Non sapeva dove si dovesse collocare, quindi congetturò dovesse collocarsi all'inizio del volume. Invece noi, se andate a vedere il modello di edizione, scoprirete che non si trova all'inizio del volume, ma a un certo momento c'è scritto frammento G e troverete che si trova più avanti. Adesso non mi ricordo a che colonna corrisponde, a una delle colonne che discuteremo. Che discuteremo. Se magari riesce a rintracciarla. Sì. Dopo Sudaus si è dedicato a Pierre Aquile IV Hans von Arni, il quale ha offerto prima una nuova ricostruzione testuale. Dell'intera sezione dell'intera sezione aristonea, va bene? Prima ha offerto quindi in quel contributo latino del 1900 pubblicato a Rostock, che è una dissertazione quindi anche molto difficile da trovare, di Aristonis peripatetici apud Philolemum vestigiis, tutta la sezione aristonea, una nuova edizione di tutta la sezione aristonea, quindi dalla colonna 149, secondo la nostra numerazione, la colonna 190. 3 anni più tardi, quindi già un lavoro epidotico enorme, solo 3 anni più tardi, nel capitolo dedicato a Diogene di Babilonia, nel terzo volume degli Stoicorum Veterum Fragmenta, ripubblica larga parte della cosiddetta sezione diogeniana, compresa tra la colonna 85 e la colonna 141. Sì. Tuttavia, neanche queste edizioni di von Arni, pur essendo migliorative in vari punti rispetto a quella di Arnim, erano confortate dall'autopsia del papiro. Lui si basò sulla colonna 88 e il frammento G Gompers, frammento G di Sudaus, è la colonna 88 della nostra edizione, ma lo trovate nel modello, lo trovate anche nella lista delle fonti in testa alla diplomatica, lo trovate, esatto. Colonna 88, ci ritorneremo, ma questa è una curiosità, insomma. E, ovviamente si basò sulle sole incisioni napoletane, perché von Arni non ha avuto neanche l'avventura di venire a Napoli, controllare l'originale o guardare i disegni napoletani. Ha avuto questa fortuna, insomma. Questo è anche il caso della nuova ponderosa ricostruzione testuale dei frammenti 11-12 Sudaus e ancora una volta della sezione aristonea, inclusa da August Meyer nei suoi Ariston Studien del 1907-1910, Supplement Band 11 a Philologus. E quindi ci sono state in sequenza in pochi anni ben 3 edizioni critiche della stessa sezione testuale, la cosiddetta sezione di storia, Sudaus, Edizio Frigens, Hans von Arnim e subito dopo August Meyer. Però l'edizione di Meyer, insomma, presenta qualche difetto in più rispetto alle precedenti, si basa sostanzialmente sul testo di von Arnim, da lui occasionalmente arricchito di nuove integrazioni spesso fantasiose, perché c'era la tendenza a integrare in maniera abbondante, in maniera generosa, insomma, no? Da parte di tutti, voi lo sapete, non solo da parte della filologia tedesca, per carità, anche si è parlato di Robert Philipson, ma non era l'unico, facevano tutti così, insomma. Però Meyer è venuto una volta a Napoli, ci è rimasto qualche tempo, e grazie a questo ha controllato l'originale, i disegni napoletani, e in appendice allo stesso lavoro, nella sezione Nachträge, ha incluso una nutrita schiera di nuove letture migliorative della sezione aristonea rispetto al testo da lui precedentemente stampato nello stesso band, nello stesso supplementante. Sì. Quindi è un'opera che è stata scritta tra il 1907 e il 1910, ha avuto tutto il tempo di fare queste operazioni, questo ripensamento. Dopo questi ponderosi tentativi, risalenti, come vedete, all'inizio del Novecento, bisogna attendere circa 50 anni per avere la pubblicazione di nuove isolatissime ricostruzioni testuali di Pierre Aquile IV, l'opera di Fritz Verli in Die Schule des Aristoteles, nei volumi 4 e 10,
il quale propone, nei quali propone nuove versioni della colonna 85, secondo la nostra numerazione, e delle colonne 48, 55, 71 e 101 sud austero, adesso non mi ricordo la corrispondenza alla nostra, e di altre quattro colonne. La 71 Sudaus però vi dico che corrisponde alla nostra 149, quindi è una delle due colonne cerniera importantissime, e noi l'abbiamo numerate 85-149, Sudaus le numerate frammento 12 e colonna 71, questa è l'unica cosa che vi chiedo di memorizzare, per il resto non c'è bisogno di memorizzare niente. Purtroppo neanche queste ricostruzioni erano ovviamente suffragate dall'autopsia dell'originale, perché Fritz Lehr ovviamente non era un papirologo del Quranismo, era anche un papirologo, era un grande studioso di filosofia antica, un grande filologo. Ma quelle relative alle colonne 85-149 hanno beneficiato di specifici controlli autoptici effettuati per suo conto da Marcello Gigante. Nel decennio successivo, Maria Giustina Cappelluzzo, che era una collaboratrice e un allieva di Gigante, di cui poi non si è più avuta notizia, mia conoscenza, ma Enzo ci dividerà, nel quadro di una generale introduzione a Pierre Quille IV propedeutica, una nuova edizione critica di tutto il papiro che poi non è stata mai pubblicata, è intervenuta nuovamente con congetture plausibili e importanti sul testo di 30 colonne già edite da Sudaus dei precedenti editori. Noi ce l'abbiamo, edita qui dentro, il sesto fascicolo del 76, per una nuova edizione di Pierre Quille IV, va tenuto presente perché ovviamente ci sono congetture importanti. Poi, dalla Cappelluzzo in poi, e qui concludo, sono state offerte fino ad oggi da vari studiosi, anche in anni molto recenti, nuove ricostruzioni critiche di singole colonne, gruppi di colonne, penso a Margherita Irby, ma anche a singole linee all'interno di una singola colonna. A macchia di leopardo, Ivano e Privitera, a seconda dell'interesse dei singoli editori per questa o quella questione testuale, esegetica, storico-filosofica e quant'altro. Queste ricostruzioni testuali dovute a Ivano e Privitera, Margherita Irbì, Gianluca Del Mastro, relativamente alla sola colonna 149, e Matilde Fiorillo, hanno determinato nel complesso un ulteriore significativo progresso testuale rispetto alla Cappelluzzo, che rappresentava il precedente stato dell'arte, quindi rispetto ai precedenti editori, ovviamente, insomma, e inevitabilmente concernono soltanto le colonne, le 103 colonne incluse già edite dall'editor Princeps e trascritte dai disegnatori napoletani, nonché incluse nella collezione altera. Nessuno, e non per farci belli, per carità, si era in precedenza occupato di queste 50-51 colonne inedite, corpose, insomma, contenenti spesso anche molto testo e spesso anche molto ben conservato, e che i disegnatori napoletani non hanno mai trascritto, o perché erano gravemente stratificate, e vabbè, lì si capisce, e sicuramente saprete che i disegnatori non trascrivevano colonne stratificate, e le trascuravano proprio, passavano alla colonna o alle colonne successive, o perché erano illeggibili o tempestate da gravi lacune. Insomma, fatto sta che noi queste colonne inedite le abbiamo pubblicate tutte, ma attenzione, non le abbiamo pubblicate, le abbiamo ricostruite, nel senso che l'edizio Princeps vera e propria ancora non è stata pubblicata, noi abbiamo fatto un'edizione digitale, l'abbiamo pubblicata online da molti anni, della prima sezione testuale, contenente la gran parte delle colonne inedite, sezione storica del colonne 32-84, e adesso vi presentiamo per la prima volta in anteprima, sperando di farvi cosa grata, le poche altre colonne inedite, circa 9-10, poi adesso le contiamo, sì, incluse nella seconda sezione. Io con questo ho finito, se non aggiungere, però consentimi di dire che noi sono tanti anni che lavoriamo alla nuova edizione critica di questo papiro, e come dire, è un rotolo che contiene molto testo, anche molte colonne inedite, è un lavoro, insomma, che porta via molto tempo. Non vi presenteremo tutte 65 le colonne della sezione diogeniana, perché, per quello che ho detto prima, perché non ci saremo mai riusciti in 3 giorni, sebbene poi questo evento non dura solo 48 ore, ma ne dura 72, cioè dura 3 giorni, quindi più di un convegno di media durata, ma ciononostante non ce l'avremmo mai fatta.
E poi c'è il fatto che noi non siamo ancora riusciti a pubblicarle tutte 65. Noi siamo riusciti a pubblicare dall'inizio di gennaio fino al 23 agosto, fino al 23 agosto, e io non sono andato neanche in ferie per questo. Siamo riusciti a pubblicare solo della sezione eugeniana le colonne che vanno dall'86 alla 121. Quindi mancano le colonne che vanno dalla 122 alla colonna 148. Di cui però vi dico già che esistono le trascrizioni diplomatiche. Quindi metà del lavoro già è fatta, sì. Però manca il lavoro di costituzione del testo, cioè manca il lavoro filologico vero e proprio, cioè la trascrizione letteraria, che è il lavoro che noi facciamo insieme, abbiamo fatto insieme, ci siamo sentiti per mesi tutti i pomeriggi su Skype, non prima, in precedenza lavoravamo direttamente in officina sui manoscritti originali, ci abbiamo passato mesi ed anni, adesso non è stato possibile, ma avevamo ora la fortuna di disporre delle trascrizioni manuali, se tu vuoi farle girare, almeno una, bene, if you want to circulate them, just to show, e anche tu Enzo, queste sono fotocopie, non sono gli originali, sono venute molto male perché ci sono queste brutte strisce verticali, che non sono opera nostra, queste tratti verticali sono opera nostra e indicano i confini delle colonne. Questi purtroppo sono problemi del plotter. Gli originali non li abbiamo portati perché sono tanti anni che ce li portiamo in giro e abbiamo paura che prima o poi succeda qualcosa, ce li perdiamo, ce li dimentichiamo. Però abbiamo intenzione anche di digitalizzare. Li stiamo digitalizzando e li includeremo sicuramente. Allora, a che cosa serve la trascrizione di un testo del Quranese? Serve soprattutto a rendere conto dei sovrapposti e dei sottoposti. Questo è il punto, perché dalle immagini a infrarossi a 950 nanometri, impropriamente definite multispettrali, i confini degli strati non si evincono, anche se ci sono studiosi molto bravi che sono in grado di riuscirci ugualmente. E, per esempio Ben è molto bravo in questo, anch'io credo non essere scarso, ma il problema è che è un procedimento puramente empirico, cioè sì, si può fare la prova, dice, io non so se questo sia più uno o più due, cioè un sovrapposto o un bisovrapposto, ah, facciamo la prova, lo sposto in una voluta più avanti e vediamo se crea una combinazione testuale, se il testo matcha, se il testo si combina. E vediamo che se si combina, se c'è una combinazione testuale, allora quello veramente era più uno. Se invece non si combina, allora lo sposto di due volute più avanti e vediamo se invece di essere un sovrapposto è un bisovrapposto. Però voi capite che così non si può andare avanti, c'è un procedimento puramente empirico. Noi stiamo applicando le tecniche avanzate e dalla metà del mese l'Officina dei Papiri applicheremo optical coherence tomography e infrared microscopy per classificare con certezza scientifica gli strati multipli e dire con certezza al papirologo se si tratti di meno 1, di più 2, di meno 4, di più 6. Questa è la prima cosa. Dopodiché bisognerà trovare il sistema, ma questa è per leggere il testo contenuto all'interno degli strati multipli, e questo è un altro discorso di cui adesso assolutamente non dobbiamo parlare. Allora, io so che alcuni di voi, ad esempio Gabriella, hanno avuto problemi nel dire, hanno avuto problemi a capire quale sia lo strato di base. Perché? Perché ovviamente dall'immagine non si capisce bene. Per togliervi ogni dubbio, insomma, per togliervi dubbi in materia, io vi prego di confrontare in questi giorni sistematicamente le trascrizioni. Quindi confrontate la trascrizione di quel pezzo e di quella colonna per capire se si tratta effettivamente dello strato di base o si tratta invece di un sovrapposto o di un sottoposto. Perché è facile dire dalle fotografie, dalle immagini multispettrali, è facile dire, ah ma voi qui c'è un epsilon e voi non l'avete visto. Sì, l'abbiamo visto, ma appartiene al sottoposto. E quindi bisogna guardare... Che sono tutti ricollocati adesso, eh? Sì, certo, l'hai capito, però non avevi le fonti. Sì. Cioè, se non è che non l'avessi capita, sì. È ovvio. Sì. Però in diplomatica noi li abbiamo tutti quanti segnalati. Dunque, noi stiamo pubblicando edizioni, intendiamo pubblicare tre edizioni parziali con introduzione e commento di questo rotolo. In riviste del settore, sanno edizioni piuttosto corpose, no? Voi sapete com'è, prima della prima tranche, poi della seconda tranche quando sarà pronta e poi nei prossimi anni della terza tranche. Di qui a dicembre noi intendiamo proseguire e terminare l'edizione della
seconda sezione testuale, quella diogeniana. Quindi vogliamo fare anche le colonne da 122 alla 148 e ve le manderemo. Magari ci sarà meno motivazione da parte vostra a rileggercele perché non c'è un'occasione specifica nelle quali, no? Poi noi saremo chiamati a discuterle, però vi saremmo molto molto grati se di tanto in tanto voi ci deste un'occhiata e continuaste a farci avere le vostre osservazioni testuali, le vostre proposte che fin d'ora si sono rivelate preziosissime, che noi abbiamo incorporato nella dispensa che voi trovate lì. Cioè questa dispensa non è altro che la stampa della versione finale rivenuta che io vi ho mandato ieri, che tiene conto delle ultime proposte testuali, di tutte le proposte testuali pervenute ad opera di Enzo Puglia, Gabriella Messeri, Carlo Lucarini, Giambattista D'Alessio. David Constant ha fatto interventi sulla traduzione più che altro e su altre questioni, eccetto le colonne 109 111 di Giambattista, che mi sono arrivate solo stamattina, e quelle di De Latre su varie colonne, che però io ho stampato e che, di cui vi renderò conto durante la discussione. Io con questo ho finito, ovviamente se ci sono delle domande io sono a disposizione, poi insomma, scusate se ho abusato un po' del vostro tempo. Volevo aggiungere soltanto una cosa, che praticamente noi domani e dopodomani ci concentreremo molto sulle inedite, perché a noi interessa molto, diciamo, costituire il testo. La seconda parte della sezione diogeniana è sicuramente quella più stimolante, perché ci sono citati filosofi che vi ho elencati prima, e in fondo il mio interesse per le testimonianze ercolanesi sui presocratici testimonianze ercolanesi sui presocratici era nata 13 anni fa, proprio facendo uno studio sulle testimonianze, diciamo così, di quella sezione. E quindi, però, sono molto felice, insomma, che con Graziano siamo riusciti a sistemare la cornice 6 e la cornice 7, che era l'ultimo grosso ostacolo, oltre naturalmente tutto il lavoro di ricollocazione dei sovrapposti e sottoposti della sezione Bionea, in cui praticamente l'80% era praticamente fatto di colonne inedite. Quindi lo sforzo di questi due giorni è quello di costituire testo nuovo, nuova letteratura greca, diciamo così, quindi è molto complesso, e anche in vista dell'edizione di Diogene di Babilonia, insomma, costituire per bene questo testo è una grande responsabilità, e quindi veramente vi siamo grati per il vostro contributo. Ovviamente il coinvolgimento della comunità scientifica è un desiderato dell'edizione di Papiri Ercolanesi. Questo noi l'abbiamo sempre fatto sistematicamente, e questo è il motivo per cui abbiamo cominciato a organizzare nel 2013 questi textual seminars. Ovviamente però noi non... da questo momento in poi lanceremo un'altra iniziativa di tipo informatico, meglio filologico computazionale, per coinvolgere studiosi da remoto da ogni parte del mondo nell'edizione collaborativa, o meglio nella revisione dell'edizione dei nostri testi ercolanesi da remoto, e con gestita sempre dall'editore di riferimento di quel testo, di quel papiro, di quel libro, e con dispositivi automatici di integrazione delle lacune, machine learning per la ricostruzione della sequenza linguistica statisticamente più probabile in greco in quella lacuna, in quel contesto testuale, gestione delle congetture degli studiosi, gestione e visualizzazione delle congetture degli studiosi online in diretta. Tutto questo ci illuminerà sabato mattina il dottor Simone Zenzero, che ci ha fatto compagnia da stamani, e si tratta di una parte del progetto Greek Schools, quindi insomma c'è questa novità. Però comunque noi continueremo sempre a organizzare questi seminari testuali, abbiamo intenzione di proseguire, faremo uno anche il prossimo anno, anche uno ogni anno li faremo, se Dio ci assisterà, e riteniamo sia fondamentale il contatto con gli esperti, con i Fachleute, con le persone, con gli esperti del settore che si occupano di retorica antica, di filolemo, di papiri letterari in generale. E questo è il motivo per cui voi vedete qui non solo papirologi ercolanesi, no? Certo. Anzi, vedete prevalentemente papirologi greci egizi, anche se in passato i risultati si è dato spesso il caso contrario.
Per noi il vostro contributo è fondamentale, non perché ci sentiamo insicuri nella costruzione del testo, perché non è questo, non sarebbe vero una cosa del genere, ma perché, come voi sapete, ogni edizione può progredire all'infinito, anche se possono commettere anche errori marchiani, per carità, e alcuni li abbiamo anche commessi nel caso di specie, poi vi dirò, poi li affronteremo, insomma, e grazie a quelli di voi che ce l'hanno segnalati, e ci è dovuta anche alla rapidità con cui abbiamo assemblato questo, abbiamo fatto questo lavoro. Però è chiaro che per consolidare questi testi, soprattutto la parte inedita, è necessario un lavorio di mesi ed anni che noi vorremmo in qualche maniera accorciare, vorremmo accorciare e sistematizzare, cioè fare reti tra gli studiosi e fare in modo che dopo questi seminari non finisca tutto e prosegua questa collaborazione fino all'edizio Princeps di questa. Fino all'edizione critica di queste mostre di testi. Ovviamente l'obiettivo al termine di qualche anno, un'ora, sarà pubblicare un'edizione complessiva di tutto il libro all'interno di qualche collana, insomma, per questo ancora, come vedrete, ci sarà tempo. Vorremmo cioè quindi proporre anche un metodo di lavoro, e non è la prima volta che lo facciamo, e quindi confidiamo moltissimo sul vostro aiuto. Enzo, mi dite qualcosa? Allora adesso noi ce ne andiamo perché oggi la giornata è stata faticosa, alcuni non hanno dormito affatto Ah, c'è cioè il stanotte. professor Brancacci vuole dire qualcosa. Sentiamo se è esatto. Professore, ci Mi sente? sentite? Cristian, mi sentite? Un attimo. Ah, Sì, un adesso la attimo tolgo. solo. Prova a toglierla. Stiamo togliendo la condivisione dello schermo, professore, un attimo solo. Ci riesco. E aumentare un po' il volume, forse. Sono tutti alunni. No, ho trovato. Credo di averlo fatto, non l'ho fatto. L'ho tolto. Vai, Cristian, vedi un po' se ci sentono. Professore, provi un attimo a parlare. No, non la sentiamo. Simone, non so da che cosa dipende, forse dal cavo. Ecco, certo. Ah, Adesso, ecco. nemmeno adesso, nemmeno adesso. Sì, adesso la sentiamo benissimo. Allora, molto brevemente, io volevo comunque ringraziare Graziano per questo bellissimo exposé, dal quale io personalmente, che non sono ovviamente un papirologo, ho imparato molto e devo dire che l'esercizio dell'empiria, quando è fatto con il logos, insomma, trascende i limiti dell'empirico e porta progressi. Anche il modo in cui avete orchestrato questo piano di ricerca, per chiamarlo quello che ho potuto seguire, quello che vi proponete di fare, mi sembra che manifesti delle idee molto chiare e anche una probità intellettuale. Io vorrei anche restituire, come dire, quello che ho percepito del vostro lavoro, no? E volevo quindi dire questo innanzitutto. E poi, a proposito della digressione che Graziano ha fatto sulla storia della papirologia, per cui certe date, certe priorità, certi momenti della storia non sono noti perché voi avete fatto anche dei nomi, dei cognomi, delle date. Ebbene, scrivetene, cioè voglio dire, queste cose vanno diffuse perché sono un capitolo di storia della cultura che deve essere noto a studenti, a dottorandi, a colleghi, voglio dire, perché poi è evidente che interessa a tutti. Ecco, volevo dire solo questo. Grazie, professore. Grazie mille, professore, per essersi connesso. È stato veramente un piacere. Comunque, domani, se vuoi dire, domani come Sì, organizzeremo il domani lavoro? cominceremo alle 9 e da domani cominceremo alle 9 e finiremo alle 13 la mattina e cominceremo alle 3 e mezza e termineremo alle 19. Tutti i giorni avremo questo programma di lavoro fino a sabato. Sì, quindi giovedì e Oggi, sì, venerdì. oggi abbiamo sforato perché purtroppo per varie ragioni di cui mi assumo anche la responsabilità e la pausa caffè è durata un po' più del normale e poi io ho parlato troppo. Grazie a tutti, anche a Gertian che è collegato, ci Thank you so vede. much for staying with Ed è us. anche lui team member di Greek Schools, non ce lo dimentichiamo. Va bene? Grazie mille.
Ciao Gertian, buonasera professore. Ciao Gertian.